sua eh, lezione è la vita, ma meglio vita come è intitolato il suo libro eh, e aspettiamo, insomma, di ascoltare la sua lezione. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie dell'invito, grazie della presentazione chi era qui un'oretta fa Poteva apprezzare la vita in tutta la sua realtà perché il cielo era solcato dalle rondini e dai rondoni e nei rami di questi alberi c'erano le cicale che facevano un concerto eccezionale. Quindi noi siamo circondati, immersi nella vita. Eppure, eppure come credo sappiate e come vedrete da quello che dirò, il problema della vita è un problema serio, capirlo in tutta la vita. La sua realtà. Noi in realtà abbiamo sempre distinto gli esseri viventi dagli oggetti inanimati su una base di alcune caratteristiche, la prima delle quali è il movimento. La vita si muove di fuori, soprattutto si muove di dentro, perché buttando un occhio dentro le cellule o tra le cellule, non solo degli animali che si muovono palesemente, ma anche delle piante che sembrano ferme si vede tutto un gran movimento. La vita è anche ordine, la vita è struttura. Fateci caso, niente che non sia vivo ha una struttura e niente che non sia vivo ha una funzione. In questo mondo la funzione è entrata insieme alla vita. Quindi la vita ha una serie di caratteristiche particolari, compreso quella di eh, eh, avere un'individualità. Il problema dell'individualità è un problema che oggi è importantissimo, tutti quanti amiamo la nostra individualità e facciamo battaglie perché venga conservata l'individualità, però dobbiamo sapere, dobbiamo riflettere che al di sotto degli atomi, nel mondo delle particelle elementari, l'individualità non esiste nemmeno potenzialmente. Tutti gli elettroni sono identici, tutti i protoni sono identici, non è possibile dire quel protone, quell'elettrone. Poi salendo leggermente, quando si arriva agli atomi grossi, alle molecole piccole, c'è una possibilità teorica di individuare. Un sasso non ha una sua individualità, però io con un pennarello ci posso fare un segno e quindi ha un'individualità passiva. Quando si arriva agli animali l'individualità diventa un fatto eh, sempre più importante. Naturalmente un microbo ha un'individualità molto limitata, le stesse formiche sono individui, ma fino a un certo punto, perché chi di noi riesce a seguire un certo numero di formiche nella loro, nel loro peregrinare, salendo sempre di più i mammiferi, le scimmie, fino a che si arriva all'uomo che non solo ha una individualità passiva, ma ha un'individualità attiva, perché è in grado di dire io, di dire io voglio o io vorrei, secondo... Quanto è educato e di poter fare progetti e mettere in atto una serie di azioni. Quindi la vita è interessante di per sé, è inutile che lo dica, a eh, eh, qualcuno potrà sembrare che sto dicendo tutte cose ovvie, però, sono cose che non tutti i giorni pensiamo. A tutto questo, bisogna aggiungere due caratteristiche della vita che prima non c'erano così evidenti. Prima cosa, quando noi pensavamo che il nostro mondo era il centro dell'universo, la vita era un dato di fatto, perché nel nostro mondo la vita c'è, e anzi, diciamo la verità, ce n'è anche troppa. Bisogna ricorrere agli antibiotici, agli anticritogamici, alla, a, a una volta alla caccia per liberarsi per esempio dei parassiti. Ma in realtà oggi che conosciamo l'universo la vita è piuttosto un'eccezione che non una regola. Io non dico che in qualche lontano paese, di qualche lontana pianeta, di qualche lontana galassia non ci sia vita, però qua intorno non ce n'è. Quindi la vita è una sorta di miracolo che è sovrabbondante in questo pianeta ma non è affatto abbondante. Qua intorno. Quindi questo introduce un altro problema. C'è poi un problema che era molto di moda nella prima metà del secolo scorso, che era una sorta di paradosso. Qualcuno di voi si ricorderà che al liceo, studiando il calore, eh, ha studiato una, un principio, il secondo principio della termodinamica, che dice che spontaneamente tutto l'universo va verso il disordine. A, a, a ogni eh, azione, ad ogni passare di tempo, le cose vanno sempre più disordinate. Basta pensare, lasciare una casa, non mettendo a posto, dopo un po' è tutta disordinata, ma in realtà anche facendo un castello di sabbia, se tu non lo rifai tutti i giorni, dopo un po' si smussa, poi si abbassa. Poi dopo non sei nemmeno più in grado di dire dov'era quel castello. Quindi il mondo di per sé va verso il disordine. Eh, ma la vita no, la vita è ordine, la vita è creazione e mantenimento dell'ordine. E allora sembra una contraddizione. Com'è possibile che in un mondo che va per definizione tutto sempre verso il disordine esiste la vita? Questo paradosso in realtà non è un paradosso, perché è stato abbondantemente risolto intorno agli anni Sessanta del secolo scorso, e io ero un ragazzo a quell'epoca e quindi mi ricordo di aver assistito alla sua risoluzione. In che senso? Se pigli carta e matita e ti fai i conti, vedi che ogni volta che la vita crea dell'ordine, disordina l'ambiente circostante ben più dell'ordine che lei ha creato. Quindi la somma algebrica, il, il, la somma totale aumenta sempre il disordine anche nel mondo della vita. Questo può lasciare perplessi, ma diciamo, è un punto ormai assolutamente assodato. Il nostro ordine noi lo facciamo pagare all'ambiente circostante. Questo 30 anni fa andava spiegato, oggi non c'è più bisogno di spiegarlo perché non si fa altro che di parlare di ambiente e del fatto che abbiamo eh, inquinato questo pianeta e compagnia bella. Comunque se qualcuno ci sta guardando e sta guardando la terra da lontano non può dire altro che noi esseri viventi siamo degli spreconi perché col volere avere il no nostro ordine in realtà buttiamo all'aria il nostro pianeta molto più che se non avessimo dell'ordine. Quindi come vedete i problemi che riguardano la vita sono problemi interessanti, per uno scienziato interessantissimi. Io poi sono un fisico che ha fatto il biologo per 40 anni, quindi il problema di che cos'è effettivamente la vita me lo son posto quasi quotidianamente. Nel 1944 uscì un libro di un fisico emerito, Erwin Schrödinger, intitolato What is Life, che cos'è la vita, che è stato un libro che ha avuto una funzione storica fondamentale. Perché? Perché molti fisici, soprattutto tedeschi, ma anche italiani, leggendolo si chiesero, ma... Veramente lo vogliamo sapere anche noi che cos'è la vita e quindi si trasferirono armi e bagagli dalla fisica alla biologia e fondarono niente meno che la biologia molecolare. Quindi un libro che per una serie di accidenti storici ha avuto un ruolo fondamentale. Bene in questo libro un genio come Erwin Schrödinger nel 1944 non aveva la più pallida idea. Di che cosa fosse un gene? Parlava di un cristallo aperiodico che già era una grande intuizione. Quindi pensate che cosa è successo in questi 60 anni. In biologia è successo di tutto, compreso il fatto che noi sappiamo che esistono i geni, che sono istruzioni per l'uso per crescere, svilupparsi, vivere e al momento opportuno riprodursi, e tutte quelle cose che ormai si leggono sui giornali e alla televisione che riguardano il DNA e la sua funzione. E allora io ho pensato qualche anno fa che era passato parecchio tempo da questo libro e che quindi valeva la pena scrivere una sorta di seconda edizione di questo libro, considerando che appunto oggi sappiamo tantissimo rispetto a quello che sapeva. Schrödinger, che però era una persona eccezionale. E cominciamo quindi con una definizione. Dico subito che una definizione semplice di vita non si può dare, non la troverete da nessuna parte. Bisogna mettere insieme diverse proprietà per definire la vita. E quindi, una prima definizione che vi do è questa. Un essere vivente è una certa quantità di materia organizzata limitata nel tempo e nello spazio, capace di metabolismo, di replicazione e di evoluzione. Come vedete non ho detto una cosa sola, non ho detto la circonferenza e il luogo dei punti equidistanti da un punto chiamato centro come avrei fatto in matematica, ho detto diverse cose, ho detto diverse proprietà e non ne posso tralasciare nessuna. Pena di non cogliere tutti gli aspetti della vita. Beh, intanto la mia definizione comincia subito male perché io parlo di materia organizzata. Che cosa vuol dire materia lo sanno tutti? Organizzata, però, non tutti riflettono che l'organizzazione esiste soltanto laddove c'è un essere vivente o dentro di lui o intorno a lui. Noi, per esempio, noi esseri umani. Abbiamo costruito questa piazza, abbiamo costruito questo baldacchino, abbiamo messo queste sedie, quindi continuamente noi organizziamo il mondo dentro di noi e intorno a noi. Quindi spero che fra qualche decennio posso sostituire la parola organizzata con una definizione meno, come dire, automatica di quella di usare un termine così legato alla vita, limitata nel tempo e nello spazio. E qui tocchiamo un primo punto certamente fondamentale. Tutto quello che nasce prima o poi deve morire. Togliersi dalla testa che anche con le, con le più grandi eh, invenzioni della medicina si possa raggiungere l'immortalità. Perché? E eh abbiamo appena detto che tutto il mondo va verso il disordine. Abbiamo appena detto che noi esseri viventi abbiamo bisogno di ordine per vivere e per sopravvivere. Però, come dire, le due cose vanno d'accordo soltanto se all'atto della nascita di ogni essere vivente si stipula un contratto. Quando nasce un essere vivente, qualcuno gli deposita in banca una certa quantità di ordine, questo è quello che tu puoi usare nella tua vita, non ne avrai nessun altro. Quindi, o lo fai svelto e rovini tutto in poco tempo, o lo fai molto lentamente come una formichina, ma più di tanto non avrai. Quindi, tutto quello che noi facciamo nella nostra vita è spendere la quantità di ordine che ci è stata data alla nascita. In realtà la scienza non parlerebbe di ordine, parlerebbe di energia libera, ma insomma questi sono, de sono dettagli tecnici. Quindi la vita è per forza limitata nel tempo, è per forza limitata anche nello spazio, ma qui il discorso è un pochino più complicato, quindi lo, lo lascio ad una... Eh, una platea più, più tecnica, capace di metabolismo. Ecco, questa è una cosa che sappiamo almeno da 200 anni. Per vivere abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di consumare, abbiamo bisogno di digerire e abbiamo bisogno di espellere. Cioè noi mettiamo dentro materia, energia e vedremo tra un po' informazione ed è inevitabile. Non esiste nessun fachiro da nessuna parte della terra che abbia imparato a vivere senza mangiare. Anche le piante, che indubbiamente non si mangiano gli spaghetti, però si mangiano la luce del sole, che è capace di trasformare l'anidride carbonica dell'aria in zucchero e in amido per costruire il corpo delle piante. Quindi, metabolismo vuol dire introdurre, trasformare ed eliminare una certa quantità di materia con un certo ordine. Siamo capaci di riprodurci, ma questo forse è tutt'uno con la vita. La vita ha la caratteristica di riprodursi. Quello che forse 200 anni fa, ma forse nemmeno 100, si sarebbe detto capacità di evolvere. Oggi noi sappiamo che tutto ciò che si replica evolve. Darwin l'aveva intuito ma non sapeva spiegarlo. Noi oggi sappiamo perché tutto quello che si riproduce si evolve, perché noi sappiamo appunto che in ogni cellula nostra abbiamo delle istruzioni per l'uso che sono un testo scritto con un certo alfabeto che viene letto linearmente come i libri, come i giornali, come le lettere. E quando una cellula si divide, cioè da una ne fa due, bisogna copiarlo. Copiare il DNA è un'attività delle nostre cellule quasi fedele. Quasi vuol dire non fedele al 100%. Pensate, si fa un errore ogni miliardo di letterine. Le letterine sono A, G, C, T. Però siccome noi abbiamo un patrimonio genetico di 3 miliardi di letterine, ogni volta che una nostra cellula si riproduce fa un errore. Quindi noi continuamente introduciamo nelle nostre cellule degli errori. Oh, attenzione, chiamarli errori è riferito al fatto che sono errori di copia, ma in realtà sono delle novità, sono delle proposte, sono delle opportunità perché poi come sapete la selezione naturale sceglie e premia alcuni organismi a danno di certi altri. Ma in realtà dietro c'è un errore di copiatura. Non fate però l'errore di dire che l'evoluzione è costruita sugli errori, perché se è vero che è costruita sugli errori di copiatura, ma non sono errori in assoluto, sono opportunità visto che questo festival si chiama futuro, Futura, e la vita non si sarebbe evoluta, non si sarebbe espansa, non avremmo così tante specie, pensate più di 10 milioni di specie, se non ci fosse stata questa continua creazione di novità. Quindi tutto quello che si riproduce automaticamente evolve. Quindi noi abbiamo dato questa definizione che però non è perfetta, non è perfetta perché esistono altre realtà che si riproducono, tra virgolette, in questo mondo, che rispondono alla definizione che ho dato ma che non sono vita. E allora bisogna migliorare questa definizione, che farò appunto con una seconda definizione, introducendo tre concetti fondamentali della fisica di oggi che sono la massa, l'energia e l'informazione. La massa è la materia, tutti quanti sappiamo che cos'è, tutti quanti sappiamo che questo tavolo è fatto di materia e ha una massa, cioè se io lo voglio sollevare faccio una certa fatica proporzionale al suo peso, cioè alla sua massa. L'energia è quello che fa muovere le cose, L'informazione è un concetto nuovo, molto nuovo, anche se è ormai dalla seconda guerra mondiale che è stata definita. E paradossalmente, tutti quanti noi conosciamo l'unità di misura dell'informazione. È quel famoso bit o byte, che sono 8 bit, che usiamo tantissimo nel linguaggio quotidiano quando diciamo io ho una memoria di 10. Gigabyte, che vuol dire miliardi di byte, oppure ce l'ho più semplicemente di 2 giga, oppure eh, di 40 mega. Oppure quando ho cominciato io nell'83 erano kilobyte, cioè mille, non milioni, non miliardi. Quindi paradossalmente, tutti noi parliamo dell'unità di misura dell'informazione, ma non abbiamo fatto una riflessione approfondita su cosa è l'informazione. L'informazione è quello che serve per produrre organizzazione e quindi ordine. È chiaro che la vita senza energia e senza informazione non potrebbe esistere. Anzi, probabilmente l'informazione è il nocciolo, il nucleo, lo zoccolo duro della vita. E allora alla definizione che ho dato prima devo aggiungere una specificazione. Un essere vivente è oggetto di un flusso continuo di materia, di energia e di informazione. A questo punto la definizione va abbastanza bene, però vedete che è diventata lunga, quindi da un certo punto di vista intellettuale è un po' deludente, ma non ci posso fare niente, non riesco ad abbreviare. Noi abbiamo bisogno di un flusso continuo di massa, cioè di materia. Questa forse è la cosa più difficile da capire, anche se è abbastanza evidente. Quando vuoi che mi fermi mi fermo. No eh? no, io dico solo. Cominciamo a mandare il numero e basta. Come? Mandiamo il numero dell'assemblea. Ah. E... Infatti noi mangiamo e mangiamo a tutte le età, non solo quando siamo piccini o quando siamo adolescenti o quando dobbiamo crescere. Noi mangiamo a tutte le età perché? Perché noi sostituiamo tutti i giorni gli atomi del nostro corpo, togliendo quelli che c'erano e mettendo quelli nuovi, mantenendo le strutture, mantenendo l'organizzazione. Se no, buonanotte, senatori! Ma noi abbiamo continuamente bisogno di rigenerarci perché? E eh, questa non è una domanda facile e non ha una risposta facile. La migliore che possediamo oggi è la seguente. Poiché col passare degli anni noi ci riempiamo di errori, perché tutti i processi materiali prima o poi eh, comportano degli errori, bisogna evitare che questi errori ci accorcino la vita. E abbiamo quindi meccanismi di autoriparazione. Un'automobile quando si guasta va portata dal meccanico, un essere vivente quando si guasta si autoripara. Naturalmente si autoripara velocemente e efficacemente quando è bambino, un po' meno quando è adulto, via via sempre meno bene quando ha una certa età, ma si riautoripara anche a 100 anni. Per evitare che si formino errori e poi ripararli c'è una sorta di prevenzione diffusa che è quella di cambiare continuamente tutti gli atomi del nostro corpo. È una sorta di revisione continua come se le automobili via via che camminano cambiassero le proprie parti. Quindi noi mangiamo perché... A parte l'energia e l'informazione di cui parlerò tra un attimo, abbiamo bisogno anche inaspettatamente di sostituire gli atomi del nostro corpo. Non so se questo l'avete mai saputo, ci avete mai riflettuto, però ricordatevi che gli atomi che avete nel vostro corpo oggi non sono che una parte di quelli che avevate tre mesi fa e non sono per nulla quelli che avevate un anno fa. Naturalmente voi siete rimasti uguali a voi stessi e probabilmente tutto quanto funziona bene come prima, se non meglio, ma se io andassi a inseguire atomo per atomo, molecola per molecola del vostro corpo, voi sareste continuamente nuovi, continuamente cambiati. Quindi io non potrei essere un essere vivente se non facessi questa... Eh, operazione di eh, revisione quotidiana delle parti del mio corpo. Naturalmente tutto questo richiede energia per rimanere vivi, per funzionare e anche per muoversi. Chiaramente uno che fa il maratoneta o uno che, fa, eh, che si arrampica sulle dolomiti consuma un po' più energia di uno come me che sta sempre seduto a scrivere. Però anch'io consumo tanta energia. Il famoso metabolismo basale è quella quantità di calorie che io consumo anche non facendo assolutamente niente. Quindi io ho bisogno di essere oggetto di un flusso continuo di materia ma anche di energia. Ma c'è la terza quantità, quella di cui ho parlato che non è così presente alla mente di tutti, di tutti quanti, che è l'informazione. Io per vivere ho bisogno di introdurre materia, ho bisogno di introdurre energia, ma ho bisogno di introdurre in continuazione, continuazione anche informazione, cioè ordine, cioè organizzazione. Dove la piglio? Beh, le piante che hanno un metabolismo molto diverso dal nostro, la pigliano direttamente dalla luce del sole, che è la sorgente che ha la più alta eh, quantità di informazione. Noi non possiamo fare altro, a parte che pigliare un po' di sole, anche noi quando c'è, perché quest'anno il sole non ce n'è tanto, sempre dal cibo, tutto dal cibo. Non è che sono venuto qua a farvi un'apologia del cibo, però ricordatevi che quando mangiate fate un'operazione fondamentale di sostituire gli atomi del vostro corpo, di incamerare energia e di incamerare anche informazione. Perché voi mangiate il cibo, quello che noi chiamiamo cibo, che contiene un'organizzazione chimica di alto livello. Poi attraverso il metabolismo ci sono le cose di rifiuto, che in genere sono acqua e anidride carbonica che hanno pochissima organizzazione, tutta quella che manca da un piatto di pasta asciutta o da una pizza fino a quello che è diventato acqua e anidride carbonica è l'informazione che io uso per fare cosa? Per tenere a posto le funzioni del mio corpo. Io ho delle informazioni di partenza. Oggi lo sanno tutti tutti abbiamo un genoma, tutti abbiamo un patrimonio genetico, tutti abbiamo il nostro DNA che contiene tanta informazione, contiene circa un gigabyte di informazione. Però se il DNA lo lasciassi così com'è non servirebbe a nulla. Io devo continuamente rinfrescare, ripulire, togliere le erbacce da questa informazione. E lo faccio con l'informazione che io prendo mangiando. Quindi la, la, la definizione completa comprende, spero che ve lo ricordiate, il fatto di essere oggetti di un flusso continuo di massa, di energia e di informazione. Essendo una definizione di vita così complessa, non posso fare a meno di pensare che tutti gli esseri viventi abbiano delle caratteristiche uniche e che quindi, dai primi microorganismi primordiali fino alle rondini di stasera, alle cicale di stasera o i pesci che in questo momento a mare, chissà cosa stanno facendo e cosa stanno pensando, sono tutte un unico evento un unico evento che è cominciato circa 4 miliardi di anni fa su questo pianeta e non si è mai interrotto se si fosse interrotto anche per un paio d'ore non sarebbe mai ripartito non avrebbe mai potuto ricominciare quindi dobbiamo avere considerazione e rispetto per tutti gli esseri viventi oggi in realtà gli ambientalisti ce lo dicono dalla mattina alla sera, quindi è diventato quasi un po' molesto. Se non avessimo le piante non ci sarebbe l'ossigeno, se non avessimo certi coleotteri che sminuzzano certe sostanze saremmo tutti inquinati, se non avessimo la lotta fra la preda e il predatore avremmo delle crescite sproporzionate di certe popolazioni, tutto vero, tutto verissimo, però c'è qualcosa di più. C'è il fatto che tutti gli esseri viventi di questa terra appartengono tutti a un unico evento fisico cominciato allora e che non si è mai fermato. Questo evento fisico ha registrato qualche milione di anni fa una cosa assolutamente senza precedente. Questo incendio che è la vita con tanti fuochi e fuocherelli, a un certo momento ha partorito un fuocherello che si è girato indietro, ha guardato se stesso, ha guardato gli altri, ha dato i nomi alle cose, ha rispecchiato la vita. Naturalmente sto parlando dell'essere umano, il quale è capace non solo di vivere come tutti gli altri esseri viventi, che vivano la loro vita senza nessun problema, l'uomo ha qualche incombenza, qualche responsabilità in più. Ha guardato, capito, fotografato, spiegato, ritratto tutto quello che è successo e che sta succedendo, con il culmine dell'evoluzione culturale che ci permette di andare a scuola, che ci permette. Di andare alle conferenze che ci permette di raccontare ai giovani cose che se no loro dovrebbero eh, studiare ex novo per esempio nessuno di noi deve scoprire il teorema di Pitagora perché basta andare a scuola e te lo dicono già scoperto nessuno di noi deve capire ex novo come è fatto l'atomo perché è già scoperto naturalmente non tutto sappiamo quindi c'è qualcosa che anche oggi va capito ma va capito sulla base di un numero eccezionale di cose che già sono state capite. Quindi la vita è un unico evento con un uh, boato assordante che è avvenuto appunto circa un 2 milioni, 2 milioni e mezzo di anni fa, che è stata la nascita di questa stranissima uh, popolazione di animali che sono in grado di specchiare tutto quello che li ha generati e tutto quelli che li accompagna. Noi come specie abbiamo questa gigantesca responsabilità di ritrarre le cose del creato. Se noi dovessimo scomparire, spero che questo non avvenga mai, ma come sapete ci sono alcune preoccupazioni, noi non sappiamo che cosa accadrà ma certo mancherebbe lo specchio dell'evento vita e quindi la vita sarebbe probabilmente ancora una, un, un fenomeno che va avanti ma non si potrebbe più ritrarre. Ricordatevelo perché noi esseri umani, ieri come oggi, ma oggi lo sappiamo di più, abbiamo la responsabilità di tenere vivo questo focherello e visto che si parla di futuro, e di semi di futuro, noi dobbiamo essere consapevoli che il futuro dipende in larga parte da noi, dalla nostra buona volontà e dal nostro impegno. Grazie. Abbiamo ancora diciamo, una mezz'oretta, ci possiamo un quarto d'ora sicuro, poi se andiamo avanti, insomma, eh, Rondoni aspetterà, è abituato alla notte, quindi poi eh, quell'ora lì delle 23 l'abbiamo chiamata che sarà un raggio nella notte, quindi una luce nella notte, anzi scusate, quindi eh, deve essere notturna, se, se va più avanti nella notte... Non è, è la poesia in... è notturna. Appunto, allora... Eh, al professor Boncinelli, lei sostiene che la vita è un miracolo, come può alla luce di questo essere sicuro che Dio non ne sia l'artefice? È puro caso la vita? È puro caso il Big Bang? È l'uomo stesso capace di comprendere l'universo? Io ne leggo tre: lei è un credente, crede in Dio? Vabbè, questa è la seconda domanda. Lei sostiene che la scienza ha dimostrato che Dio non è necessario o addirittura non esiste. Questo oggi è della verità persona parlato mai di Dio, ma questo, forse qualcuno che ha ascoltato la conferenza di ieri. Com'è possibile che insegni, insegni? Ah no, insegni, i suoi colleghi hanno rafforzato la loro fede proprio grazie alle loro scoperte. Fermiamoci qui. Ma io sono fermamente convinto che noi possiamo capire tutto del mondo senza bisogno di invocare l'ipotesi Dio, come diceva il matematico Laplace nel Settecento. Il che non vuol dire naturalmente che Dio non ci sia o che abbia fatto tutto lui. Vuol dire semplicemente che quando io mi rimbocco le maniche per capire i fenomeni, per capire le spiegazioni, non ho bisogno di tirare in ballo un principio superiore che poi posso chiamare Dio, posso chiamare Allah, posso chiamare come l'intelligent science design come una mente superiore, non ce n'è bisogno, non ce n'è mai stato bisogno negli ultimi 400 anni e non ce n'è bisogno oggi. Questo è ben diverso da dire che non è stato Dio, non c'è nessuna prova che ho bisogno dello zampino di Dio per spiegare quello che succede. Il fatto che io ho detto che la vita è un miracolo riguarda ovviamente, lo capirete, il linguaggio. Noi parliamo di miracoli, parliamo di ringraziamo il Dio, questo non significa naturalmente che siamo tutti credenti. Io per esempio non sono credente, il che però non vuol dire che non credo in nulla. Nessuno crede in nulla e nessuno crede in tutto. In Italia credente vuol dire credente in tutte le cose che dice la religione cattolica, in altri paesi credente. È una parola che non si usa proprio. Io dico che per quanto riguarda la scienza fino ad oggi, perché di domani non posso parlare, non c'è bisogno di Dio. Ma naturalmente so che questo non piace. Quello che mi stupisce è che lo chiedano. Perché se fossero sicuri che Dio c'è cioè, che ha fatto tutto, ma perché me lo chiedono? Perché mettono sempre il dito nella piaga? Quindi permettetemi di sospettare, perché il fatto di chiederlo vuol dire che qualche cosa nella testa, come dire, eh, lavora. Infatti il Cardinal Martini, che era un credente, ma era un credente molto profondo, fece per ben dieci anni, mi pare, a Milano una cosa molto bella, che si chiama la, la cattedra dei non credenti. Lui dava un argomento, per esempio il tempo, per esempio la vita, per esempio la, la, la morale, e invitava un credente e un non credente a parlare. E questi erano delle, dei dibattiti molto interessanti. In realtà, non erano dibattiti perché si svolgeva tutto con grande educazione, ma c'era qualcosa tipo 5.000 spettatori perché c'erano in sala e c'erano collegati con televisione in tutte le, le stanze dell'Università dell Statale di Milano. Ecco, questo secondo me è il modo migliore di riflettere sulle cose, pensare come un credente e un non credente può vedere le cose. Qualcuno ha domandato a, a alcuni miei colleghi Proprio la scienza ha, eh, li ha fatti diventare credenti. Io non ne conosco nemmeno nessuno, per dire la verità. Io conosco persone che sono, si sono allontanate dall'essere credenti, non persone che sono diventate credenti. Comunque c'è una distinzione. La maggior parte dei fisici, perché non lo so, eh? sono no, la maggior parte, una buona parte dei fisici sono credenti. I credenti in biologia sono molto pochi. Non mi chiedete perché perché non lo so. Evidentemente deve essere una specie di atteggiamento eh, mentale. Un fisico è molto affine a un matematico, pensa alle grandi leggi, pensa alle cose superiori che quindi somigliano al logos, somigliano a un principio superiore. Il biologo è più terra-terra, vede le formichine, vede gli insetti e vede tutti i meccanismi, però eh, no, no, non vuol dire se uno scienziato è credente o non credente, l'importante è che quando fa il suo mestiere lo faccia come se Dio non ci fosse, poi in casa sua la sera quando va a letto può credere quello che gli pare. Grazie professore. Sono... Poi altre sono ah, diciamo, più tecniche. Non si sente? e vabbè, Una è una via di mezzo. La vita dopo la vita è il nulla oppure un'altra vita? Insomma, non so se il professore potrà rispondere a questa domanda. Che insomma manco canto. Eh, allora, invece quelle più vicine al tema biologico. Da chi o da che cosa ci viene dato il temporale? Questa è la prima, poi ce n'è un'altra. Solo in Italia si sono verificati i casi Bonifacio di Bella e Vannoni? Poi un'altra ancora, la vita non può essere definita singolare. Un'altra ancora dice, l'uomo è capace di evolvere verso livelli di intelligenza ancora più alti? L'ultima, il cervello come si nutre, la memoria come si nutre? È un po', un po troppa roba, eh. non, 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 non mi ricordo. Dunque il primo diceva, ah che cosa c'è dopo la vita? E eh beh, morite e poi vedrete, perché anzi se qualcuno torna e me lo racconta sono curiosissimo. Io dovessi metterci la mano sul fuoco non la metterei su nulla, però io penso che dopo non c'è nulla, ma attenzione, dopo cosa? Dopo cosa? E quando dico io, io dico il mio flusso di coscienza, la mia presa di coscienza, la quale per definizione non potrà finire mai. Lo diceva già Epicuro, se ci sono io non c'è la morte, se c'è la morte non ci sono io. Quindi io personalmente posso vedere morire tutti intorno a me e certo non è una cosa piacevole. Posso immaginare che a un certo momento qualcuno dirà Edoardo Moncinelli è morto, ma io non vedrò Edoardo Moncinelli morire, così ciascuno di voi come vi chiamate perché in realtà il trapasso dalla presa di coscienza al nulla non c'è e quindi forse rimaniamo tutti sospesi l'ultimo attimo è la pienezza della vita è l'essenza della vita questo naturalmente non è scienza questa è speculazione però è quello che pensava Epicuro è quello che pensa stranamente Erwin Schrödinger, è quello che pensava la Margherita Hack è quello che penso io quindi qualche Qualche cosa in comune ce l'abbiamo. L'altro diceva... L'altro era sulla vita, può essere vita singolare, ma ha già risposto. Beh, è beh, beh, singolare per modo di dire perché non si può spezzare. Quindi se, è un plurale che è un singolare. Se l'uomo è capace di evolvere verso livelli di intelligenza ancora più alti. E, e questo bisognerebbe chiederlo ai nostri posteri. Io non faccio il mago. Io posso fare qualche previsione, come dicono gli inglesi, educated, cioè informata, sulla base di quello che è successo. Ricordatevi però che l'evoluzione biologica è lentissima: prima di vedere qualche passo devono passare due o trecentomila anni. Quindi penso che c'è un po' tanto da aspettare. Quello che sta succedendo e che l'uomo ha imparato talmente tanto sulla sua biologia che è lì, lì per intervenire sulla propria biologia. Allora non si tratta di aspettare che qualcosa succeda, si tratta, penso, fra 15-20 anni, di pigliarsi la responsabilità di intervenire. E lì è un evento assolutamente senza precedenti, una specie biologica che usa... La propria evoluzione culturale per retroagire sulla propria evoluzione biologica. Quindi la risposta breve è non lo so, la risposta eh, lunga eh, l'ho data. Mi domando perché tanto interesse per l'intelligenza, che è una delle nostre caratteristiche, non c'è dubbio, ma non è l'unica, e credo che non sia nemmeno la più importante. E come si nutre il cervello anche qui c'è interesse per l'intelligenza e il la memoria, come si nutre? Il cervello si nutre tanto. Il cervello è più o meno il 2% in peso del nostro corpo e consuma il 20% dell'energia del nostro corpo, anche quando non fa nulla. Quindi anche quelle persone che non brillano particolarmente per essere sveglie intellettualmente consumano il 20% della loro energia. Perché? Perché le cellule nervose hanno bisogno continuamente di tenersi pronte. Tenersi pronte vuol dire pompare dentro potassio e pompare fuori sodio e questo pompaggio richiede un sacco di energia. Quindi il cervello ha bisogno di essere nutrito. Se non è nutrito, perché il sangue non arriva, perché non irrora perché non porta zuccheri, perché non porta via anidride carbonica, succedono problemi seri. La memoria non direi che si nutre se non nel limite in cui si basa sulle cellule nervose, però si riorganizza quasi quotidianamente. Noi non sappiamo perché dormiamo, sappiamo che se io non dormo per un periodo lungo muoio ma non sappiamo perché dormiamo. Fra le possibili spiegazioni c'è quella che io mentre dormo riorganizzo completamente quello che ho imparato durante il giorno. Tolgo tutti i rumori di fondo che non hanno nessuna importanza e come dire eh, distillo quello che è importante. Certo, i miei ricordi di oggi non sono i miei ricordi di due anni fa, perché anche quelli che avevo allora li ho riorganizzati. Quindi non direi che la memoria si nutre, direi che la memoria si rigenera, ripulisce, fa le pulizie di primavera tutti i giorni e tutte le notti. C'è una curiosità di qualcuno che dice, professore, ci racconti dei rapporti con Margherita Hack. Se vuole essere un ricordo, credo che valga la pena parlarne. Eh, credo che chi ha fatto questa domanda volesse dire che questa sera è bene ricordarci della recente morte di Margherita, H, che tra l'altro è stata qui a Civitanova negli anni scorsi e quindi è stata una presenza che il pubblico eh, di questa piazza ha conosciuto direttamente. Margherita era una maledetta fiorentina come me, solo che a differenza di me, avendo il marito fiorentino. Nonostante che fosse da 40 anni a Trieste parlava Fiorentino come se fosse uscita ieri da Firenze, era, come tutti sapete, un, un cervello molto fino, un grande spirito, ma anche una grande ironia. E quindi, al di là della scienza, è stata capace di scrivere opere divulgative che hanno nutrito molte persone. Soprattutto ragazze che hanno sentito lo stimolo del fatto che tutto questo proveniva da una donna, e aveva quello spirito che avete sentito tutti, a volte anche eh, esilarante. Dava delle battute al fulmicotone. Era, come si dice, appunto, un maledetto toscano, e quello che lascia dietro di sé è appunto questo scia di esplosioni di intelligenza di esplosioni di ironia e di totale mancanza di rispetto per tutto e per tutti per cui le sue risposte erano sempre come spesso sono le mie una sorta di sberleffo come ricordo mi pare non non formale ma vero e sentito io sono stato molto preso dall'ultima parte dell'intervento del professore, quello di poco fa, che ci ha aperto quel, quel mondo segreto di quello che si sta facendo nella sperimentazione eh, biologica che l'uomo fa su se stesso insomma, e anche sui suoi geni. Eh, credo che sia un tema molto delicato, che non appartiene alla storia precedente, è un tema che riguarda noi, questa generazione la penultima e l'ultima e poi quelle che verranno soprattutto. Mi sembra un tema del futuro. Ecco, se proprio dobbiamo trovare un tema del futuro rispetto alla storia della vita e della conoscenza della vita che il professore ha fatto attraverso la sua lezione, eh, l'ultimo aspetto che potrebbe guardare al futuro è questo. Per cui io credo eh, che sia giusto chiedere a un'autorità come Boncinelli eh, se sono più le preoccupazioni che dobbiamo avere rispetto a questa questione o anche le aspettative, sapendo che l'uomo poi in certi casi, ma non sempre, sa dosare la sua tendenza a fare troppo oltre le sue conoscenze. Ma io sono anni che parlo, non solo io, anche altri, del fatto che dobbiamo prepararci. Se fra 15-20 anni... Avremo il coraggio, o l'incoscienza, come preferite, di modificare il nostro genoma. Perché non cominciamo ora a discutere in che direzione? Perché noi no, non vorremmo fare figli biondi con gli occhi azzurri che sono cretinati da giornali, ma un figlio più longevo, un figlio resistente a certe malattie probabilmente ci interesserà. Ci interessa l'intelligenza, visto che qualcuno prima mi ha parlato di intelligenza, ci interessa l'altruismo, ci interessa il senso di disciplina, ci interessa la resistenza allo stress. Che cosa ci interessa? Ecco, secondo me, visto che sicuramente questo avverrà, perché abbiamo tutti gli strumenti per farlo, negli animali lo facciamo da tanto tempo, io l'ho fatto in laboratorio a partire da 20-25 anni fa. Perché la gente non si riunisce in assemblea, in serate come queste, e non discute se lo faremo, in che direzione lo vogliamo fare? Io questo lo dico un po' dappertutto, l'ho scritto nei libri e in realtà nel mondo questo non sta accadendo quasi da nessuna parte. Tutti fanno finta che non succeda. Il problema sarà, sono sicuro, che una mattina uno aprirà un giornale e leggerà a Singapore, a Hong Kong, a... in Malesia è stato fatto il primo esperimento di modificazione del genoma umano e dirà oh ma guarda che sorpresa come che sorpresa ve, ve, ve lo stiamo dicendo da 15 anni non c'è nessuna sorpresa i rischi tecnici sono bassissimi c'è un rischio fondamentale è che l'uomo come oggi ha tanti difetti ma ha anche tanti pregi e chi è adulto sa che il pregio e il difetto sono spesso due facce della stessa realtà. Quindi un ragionamento veramente filosofico, veramente umanistico, andrebbe fatto su quello che di noi ci piace e su quello che di noi non ci piace. O oh, onesto, naturalmente sincero, perché a dire valle sono capaci tutti in televisione dalla mattina alla sera. Un ragionamento sincero su che direzione. Ci piacerebbe andare, a me parrebbe molto interessante. Non lo fa nessuno in nessuna parte del mondo. Quindi, noi ci meritiamo che un giorno leggiamo sul giornale una novità. Io non so se ci sarò a quel punto, ma ci saranno i miei figli, ci saranno i vostri figli, o forse i figli dei vostri figli. E a quel punto qualcuno dirà: o i però non può negare che era stato avvertito allora facciamo queste due domande insieme e poi chiudiamo perché il professore è stato troppo disponibile tra ieri e oggi facciamolo anche riposare e una domanda insomma, che circolata anche ieri la rifacciamo perché l'uomo ha un'etica da dove deriva per dirla alla canta la legge morale dentro di noi eh, chi ce la mette eh, e poi eh, la seconda domanda invece che porremo anche a Bignami quando verrà perché lui è un grande esperto di queste cose e ne parlerà a lungo, credo. Conosciamo solo il 4% della materia, il 25% è materia oscura, il 70% è energia oscura. Quali prospettive? E Va, poi chiudiamo. Cominciamo dalla seconda perché è più facile, e, e siamo rimasti tutti sorpresi. Siamo rimasti tutti sorpresi di sapere che quella materia che noi chiamiamo materia da migliaia di anni non è altro che una piccola percentuale di quella che c'è nell'universo. Quindi questo o è vero o è falso, non c'è nulla da fare. Se è falso è inutile stare a perdere tempo. Se è vero vuol dire che nei libri di testo dei nostri nipoti o dei figli dei nostri nipoti ci sarà scritto tutte le cose diverse. Questo naturalmente non è una catastrofe perché i tavoli continueranno a essere tavoli, le bottiglie, bottiglie, bicchieri, bicchieri. Però vuol dire che se un giorno ci spingeremo in qualche lontana parte del mondo potremmo trovare delle grosse sorprese. La prima domanda invece... Era quella della legge morale dentro di noi chi la mette? Oh, la legge morale dentro di noi è una novità perché nel, nella natura la morale non c'è. Non c'è il bene e il male. Non è che un leone che assalta una povera, un povero cerbiatto fa qualcosa di male o la mamma che allatta il figlio di un altro fa qualcosa di bene. Loro agiscono secondo l'istinto che naturalmente gli fa fare alcune cose che noi approviamo e alcune cose che noi non approviamo. Per esempio noi non approviamo che quando una persona è invecchia tu la abbandoni perché ritarda di fatto il cammino di tutto il gruppo, di tutta la popolazione. Ecco, noi abbiamo aggiunto a quelle regole dell'istinto, che però sono abbastanza intelligenti, nel senso che gli animali in genere si sfidano, ma non si uccidono, perché chi soccombe fa un certo gesto per cui il vincitore non lo finisce. Quindi c'è una certa morale nelle cose della natura. Noi non ci basta questo, abbiamo introdotto concetti di bene e di male basandosi su una serie di definizioni, eh, diciamo, non naturali. Inutile che diciamo che c'è una morale naturale, non c'è una morale naturale. L'uomo ha inventato l'etica, ha inventato la morale e come tutti sappiamo, soprattutto oggi. Ne avesse inventata una, sarebbe una cosa molto bella, ne ha inventate più di una e quindi tutte le dispute etiche, le dispute morali sono fra portatori di etiche diverse. Per esempio, per noi picchiare la moglie così perché una sera siamo nervosi è una cosa negativa, in certi paesi è una cosa normalissima. Quindi il bene e il male fino a un certo punto. Kant, che è un grande certamente. Fa bene a parlare del cielo stellato sopra di noi, ma non fa bene a parlare della legge morale dentro di noi, perché lui non conosceva altro che i tedeschi di Kenisburg e ne approvava la legge morale. Se avesse conosciuto altre morali di altri posti, probabilmente non le avrebbe scritte. Io direi di fare un grande applauso, perché questa... Questo, ecco, qualcuno ha detto prima come si nutre il cervello, così si nutre il cervello, con una strada come questa.